Con Marco Falaschi i punti erano quelli che ci si aspettava, ma l'andamento della partita forse non è stato quello che vi aspettavate. No, ci aspettavamo una partita difficile, questo sì, perché Atripalda è comunque in fondo alla classifica e arrivava qua a Castellana con la voglia di far bene, come del resto fanno tutti contro di noi. Il primo set è andato veramente liscio, noi abbiamo preparato quelle cose che dovevamo fare, le abbiamo fatte bene. E poi c'è stato un attimo di rilassamento che non ci deve stare, questo è palese, è chiaro, e dovremo lavorarci sul discorso mentale. E comunque sono arrivati 3 punti, siamo ancora lì, non disperiamo, perché una partita così ci può stare dopo la sconfitta di Corigliano che ci ha fatto male soprattutto a livello mentale. E andremo a Santa Croce adesso la prossima domenica e ci sarà da lottare, come del resto tutte le partite sono così. Quindi. Calo fisico, psicologico o cosa? Un po' avranno inciso sicuramente le 3 partite in una settimana, però io credo più nel calo mentale, perché contro una squadra del genere dovevamo soltanto gestire, invece ci siamo un attimino adagiati, purtroppo capitano queste giornate, dobbiamo fare tesoro di queste, fortunatamente è andata bene con i 3 punti, dobbiamo fare tesoro di questi errori e andare avanti, tutto qua. Un po' appagati dalla vittoria su Segrate di domenica scorsa? No, anzi, perché Vincenzo Dipinto ci aveva ampiamente preparato alla battaglia di Corigliano, purtroppo noi non abbiamo saputo mettere in pratica quello che avevamo studiato, o meglio, Corigliano ha fatto veramente una partita stratosferica, noi non siamo stati forse all'altezza, perché comunque qualcosina in più del solito abbiamo sbagliato. E come del resto ci sta in un'annata di fare una partita più storta, come stasera Milushev ha fatto una partita non come il suo solito, però non può sempre fare il 70% in attacco, questo è chiaro, e quindi andiamo avanti, abbiamo una rosa ampia, c'è spazio per tutti, ci sarà spazio per tutti, quindi lavoro e ancora lavoro e vediamo, dai. Continua la corsa sulla prima, c'è un girone di andata da chiudere nel migliore dei modi, poi la Coppa Italia, insomma tanti obiettivi ancora da raggiungere, tanto da lavorare. Hai detto bene, tanto obiettivi da raggiungere, tanto da lavorare, già da domani ripartiremo a pensare a Santa Croce, che è una bella squadra, la conosco bene, quindi io torno a casa e quindi ci sarà veramente da lottare, pensiamo una partita per volta e poi tireremo le somme alla fine del girone d'andata e poi alla fine penseremo alla Coppa Italia.